La Campania potrebbe presto affrontare una nuova emergenza rifiuti. Ad annunciarlo stamani il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una conferenza stampa per festeggiare la rimessa in funzione dopo un lungo intervento teso a riparare anche i danni causati da un incendio dell'impianto di compostaggio di Salerno, colpito anche da un'inchiesta dell'ANAC per far luce sul corretto funzionamento di quello che fu premiato dall'Unione Europea come esempio di modello virtuoso per tempi rapidi e tecnologie utilizzate, ma poi fermo per una serie di intoppi legati alla non corretta gestione. L'impianto ora passa nelle mani di Salerno Pulita e consente al Comune di Salerno di risparmiare nello smaltimento dei rifiuti ed è stato poi oggi occasione per consentire al governatore di ribadire i punti essenziali del piano rifiuti per la Campania. A partire da Pomigliano d'Arco saranno realizzati 15 nuovi impianti di compostaggio e si dice addio a 3 termovalorizzatori. L'obiettivo è rendere autonoma la Campania che però, come dicevamo, potrebbe subire un brutto stop a metà settembre quando per lavori di manutenzione si dovrà fermare l'impianto di Acerra. Il presidente della Regione Campania punta a realizzare una quarta linea da poter sfruttare durante i periodi di manutenzione. Questo impianto ha avuto, come dire, le traversie dei problemi, ha subito anche un incendio, ha avuto credo una gestione nella parte finale non corretta da parte del privato che lo ha realizzato in progetto di finanza. Adesso la gestione passa alla società del comune Salerno Pulita e credo che avremo maggiore efficienza nella gestione dell'impianto. L'impianto è assolutamente sostenibile dal punto di vista ambientale. Voi state nel cortile, stiamo nel cortile, non c'è nessuna emissione di odore in atmosfera, siamo nel pieno della città. L'altro vantaggio che abbiamo è che risparmiamo 70 euro a tonnellata nella lavorazione dell'umido. Oggi in Campania, nel resto della regione, l'umido che risulta dalla raccolta differenziata viene portata fuori regione a 175 euro a tonnellata. Con questo impianto si pagano 105-107 euro a tonnellata. Il risparmio può tradursi in un risparmio sulle bollette delle famiglie. Intanto lei, Presidente, ha colto l'occasione, diciamo, della riapertura di questo impianto per ricordare quelli che sono i punti del piano dei rifiuti per la Campania. 15 impianti di compostaggio e poi un'emergenza probabile da affrontare, quella di settembre, con la manutenzione dell'impianto di Acerra. Avremo ad Acerra a settembre un momento delicato in relazione al termovalorizzatore di Acerra. Rimarrà chiuso l'impianto per un mese e mezzo. Per la manutenzione generale dell'impianto, cioè la manutenzione sulle 3 linee, e quindi dobbiamo prepararci da adesso a trovare aree di stoccaggio provvisorio dei rifiuti per poi, dopo questo mese e mezzo, ripartire e smaltire i rifiuti accumulati nell'arco di 2, 3, 4 mesi. Io non credo che possiamo avere questa emergenza continua, quindi dobbiamo progettare da subito una quarta linea di riserva da tenere nell'impianto di Acerra, una quarta linea da utilizzare facendo la manutenzione programmata delle altre linee. Si chiude una linea per la manutenzione e parte la linea di riserva. Così stiamo tranquilli, ma in queste condizioni abbiamo sempre l'acqua alla gola e siamo sempre lì per avere un'emergenza rifiuti. Non è tollerabile, dobbiamo darci una soluzione definitiva per la gestione dei rifiuti in Campania.